di Maximus Maxentius l'allarme è stato lanciato domenica sera dai residenti del distretto di Aurora. È molto probabile che l'uomo, Marco Conforti, 55 anni, sia stato di un investigatore mobile di fronte alla Gamma Rover SUV parcheggiata via Rovigo. Il corpo un uomo è stato trovato ieri sera, domenica 29 maggio, bloccato nel bagagliaio di un SUV Range Rover. L'auto era parcheggiata via Rovigo, a Torino. Sarebbe il 55enne Marco Conforti, proprietario del SUV, residente nella zona Torino. I residenti del distretto Aurora hanno sollevato l'allarme intorno alle 22:30, preoccupati per il cattivo odore proveniente dal grigio Range Rover e dalle macchie di sangue sull'asfalto. Il corpo era in uno stato avanzato decomposizione. Ipotesi della è molto probabile sia stato un, ma le indagini sono ancora strettamente confidenziali. Sulla base delle prime ricostruzioni sembra che Conforti, separato per un po' di tempo, non vivesse in quella zona e la sua famiglia gli abbia riferito di perdere due giorni fa. Marco Conforti non rintracciabile per i giorni. Marco Conforti, proprietario alcune scuole guida nella provincia di Torino, non era stato rintracciabile per alcuni giorni e il 26 maggio la sua ex moglie ha riferito la sua rimozione volontaria al carabinieri Chivasso. Non sono stati trovati documenti nelle tasche dell'uomo. L'autopsia basata sulle prime indagini condotte dal coroner, non state trovate ferite evidenti sul corpo, ma l'autopsia chiarirà la causa della morte. Per il momento è stata classificata come sospetta. Nell'auto, che domenica mattina ha subito un tentativo furto, sono stati trovati alcuni oggetti personali, tra cui i fondi Conforti. Ieri sera ha permesso all'ex moglie individuare la Range Rover dell'imprenditore in via Rovigo, dove arrivati gli investigatori del team mobile. Le tracce sangue quasi certamente la morte risale a molti giorni prima. Tracce di sangue erano presenti anche nel bagagliaio e la polizia ha già messo in dubbio alcuni residenti per capire da quanto tempo l'auto era stata parcheggiata via Rovigo. Le telecamere videosorveglianza nell'area potrebbero essere decisive e le indagini sono state affidate agli investigatori del team mobile, coordinati dal manager Luigi Mitola.